La Juventus vince. Cioè, Beh, questo sta quasi è toccando le basta. forti, Infatti, questo. io potrei fermare qui. La Juventus vince, punto. Io non capisco ancora la gente che si arrabbia dopo una vittoria. Io credo che proprio non è che si vede l'incompetenza, lì si vede proprio il voler sempre di più e non accontentarsi mai. E a loro auguro 10 anni senza vincere un cazzo. Detto questo, la Juventus gioca bene, perché oggi la Juventus ha giocato bene e bisogna dirlo. Juventus domina, perché la Juventus ha dominato ancora una volta 19 partite in cui non perdiamo, in cui dominiamo, in cui siamo noi in campo, in cui decidiamo la partita, in cui vinciamo o comunque pareggiamo. Juventus crea, si rende offensiva e soprattutto si rende pericolosa più del solito. Una Juventus che, attenzione, criticano Allegri. Allegri a un certo punto, 65esimo, sul vantaggio di 2-0, cosa fa? Toglie Ken e non mette un difensore, mette Dusan Vlahovic, mette un attaccante perché non si accontenta del 2-0. Infatti, poi sul 2-1, la Juventus si rispinge in attacco e non si chiude in difesa. È una Juventus che sta cambiando, che si sta Scusate, ma è muovendo. palese che Ortelli non ha visto la partita. Perché Fammi Ortelli ha parlare. Poi. visto. No, Ortelli ha visto la Fammi partita. parlare. Fammi parlare. No, Ortelli ha visto la partita. con calma, con Credo calma. che ci siano concetti di dominare Ma allora, pensi, diversi, molto facendo sbagliato. parlare una persona Molto come diversi. Oh, Cioè, ragazzi, secondo va me, bene, Matteo allora. Paolino. Io Matteo se posso Paolino. finire qui, perché alla Vai, fine vai. è la mia Finisci. squadra, la Ragazzi, vostra. intanto abbiamo tempo. Adesso parliamo tutti sulla Sì, Juve. Con calma, tranquilli, con calma. Vertelli, tranquilli, Vertelli. tranquilli. Tanto qui possiamo vedere. Mettimi grande per piacere. Se posso. Va No, non bene, ti ci metto, metti parla. qui si può vedere il miglior portiere della Serie A per un rigore e confermarsi ancora una volta come migliore del suo ruolo in Serie A. Migliore, senza ombra di dubbio. Lo dico dall'inizio della stagione e lo continuerò per tutta la stagione a dirlo. La Juventus che piglia un gol in maniera sfortunata, una deviazione su cui Szczęsny c'era e ci stava per arrivare, e nonostante ciò si respinge in attacco e trova il 3-1. È una Juventus che gioca bene, che domina, che tiene in mano la partita tutto il tempo, nonostante gli assenti, nonostante il Villarreal, nonostante tutto, le aspettative e tutto, e alla fine vince 3-1, neanche di corto muso. Quindi io dico a tutti, Tasun Čik e pedala, perché noi Ecco, oggi l'abbiamo fatta e se andiamo avanti così, lo scudetto quest'anno lo vinciamo noi. Altro che Milan. oh, Ecco qua. Tasun Čik, Tasun Čik che Basta. pedala. Tasun Čik che pedala. Intanto, adesso andiamo a sentire tutti. Antonio, sei contento? No, Numero Faina, uno. dicono che ti Numero sentono basso, Faina. Allora, uno. vai No, Paolino, sistemalo, dimmi se sistemalo. confermi le parole Mi sentite di... meglio? Sì. Allora, Ecco. metto un attimo uno scudo protettivo perché vedo già i cannoni pronti lì dal confine e ne vedo 6 o Proteggimi, 7. Paolino. No, sei bravo a difenderti da solo, però qualcosa devo mettere a protezione di una Juve che può non entusiasmare. Ma ripeto, sottolineerei questo aspetto come avete fatto, come si fa normalmente, se ci fosse obiettività sempre. La Juventus nelle ultime 15 partite ne ha vinte 10. E pareggiate 5. Nel 2022 sarebbe la squadra prima in classifica, avendo il peggior allenatore, giocando il peggior calcio. Quindi vado controcorrente, no? Lo dico in modo un po' provocatorio. Vai, poi vengo da Avendo Carmi, eh. il miglior portiere che para i rigori, perché su questa ragione è il miglior portiere della Serie A sui rigori. Ha avuto fortuna, non lo so, tutto quello che volete. Però tutti questi dati non vengono messi in luce nella Juventus, che è la squadra nel 2022 che ha più assenze di tutte le altre squadre. E cosa fa? Pur giocando peggio, col peggior allenatore, giocando il peggior calcio, col baricentro più basso e riconoscendo che solo l'Inter, perché io vado a vedere i numeri, poi qui con voi gioco, scherzo, mi piace divertirmi e torno molto volentieri, ripeto, ascoltando anche le opinioni diverse, ascoltando anche la bella gioventù nell'esprimersi del tifoso juventino, quello di Grande Paolino, Ortelli, questo le fa dico onore. semplicemente che l'Inter è la squadra che ha i dati migliori di questa Serie A ad oggi, no? Come cross, come corner, come Grazie, assist, Ricard. come gol e tutto. Dico che la Grazie, Juventus. scusami Paolino, ma c'è un È qualcosa di più tornato importante Ricard. oggi, perché c'è un grande ritorno. Manfredi, il tuo Vieni pupillo qua, è vieni qua, vieni qua. tornato. È Chi è? tornato, ce lo faccio vedere. Come chi è? Già il fatto che Ah, lei dice chi è gravissimo. Il signor Ricard lo so. gifta due abbonamenti, ragazzi. Adesso che si aggiorna il counter, vi dico quanti ne mancano con il cuoricino, la dedica. Oggi per Ricard, grande Ricard, il primo mecenate della serata. Spam di mecenate in chat per A Ricard. proposito, Ne scusami, erano sembrati 20. se arriviamo a 50, Che vi do succede? delle news che mi hanno detto adesso su Lukaku, se no non vi dico un Ci cazzo. arriviamo subito perché poi Asso parte con il suo show, quindi ci arriviamo sicuramente. Allora,
Anto, finisco, dimmi se vengo Lucio, che sentiamo tu. Il miglior vengo dato da della tutti, Juve è quella che subisce meno. È quella che subisce meno, quindi segna ancora poco. Vlahovic l'ha avuto solo dal girone di ritorno, praticamente quello che è stato da gennaio. Dico, chiedere di più a questa Juve, che fa schifo secondo tutti, ok? Non dovrebbe essere solo a 7 punti dalle osannate Milan, Inter, Napoli. Con questo vi lascio nel Paolino, sei un grande. Paolino, ti devono fare una statua. Allora, vai, andiamo da Asso, Carmi, sì, una domanda a Paolo, Giuseppe, sentiamo tutti. Vai, Asso. Volevo fare una domanda a Paolo, seria, ma è aperto ancora il calcio mercato per la Juve? Perché non sapevo che in assenza di Bonucci e Chiellini avessero ingaggiato Yoshida, però che la maglia sbagliata hanno fatto scegliere. No, questo può essere vero, però ti dico, da altre parti, Rugani, come ha detto prima Ortelli, l'avrebbero già osannato. Date continuità a un giocatore medio, discreto, buono, e diventerà il giocatore che dicono gli altri. Paolo, perché io non scarico Donnarumma, non scarico Kessi, non scarico Romagnoli solo perché hanno le valigie pronte. Dico che ci sono due modi di leggere e intendere le notizie. Allora dico, Rugani non è sicuramente Beckenbauer o Kroll, io sono di quella generazione lì. Dico che però so di avere un giocatore che sta giocando da 4 partite, la Juventus non sta prendendo schiaffi a destra e a sinistra, sta giocando con un De Ligt che sta crescendo. Madonna. Cioè, da questa Juve, dopo 3 allenatori, dopo aver cambiato il potenziale offensivo da Ronaldo a Vlahovic con un buco in mezzo che si chiama Ken per 4 mesi, dico, per me sta facendo il mezzo miracolo, che non vuol dire, lo spiego magari a Kern che sta magari ascoltando e mi dice che grazie Franco, che però questa Juve con il ritorno di Allegri, passando da Pirlo, passando da Sarri, di confusione ne ha messa dentro. Voglio vedere se il Milan di Pioli, l'eterno secondo dei numeri primi, dei numeri uno, riuscirà a portare a casa prima o poi, dopo il campione d'inverno, anche un campionato. Paolino, lo dicevate anche di Ancelotti, stai attento. Ma lo dicevo, non paragoniamoli. Quando, rimango col cerino in mano, io lo dico, non dico che Donnarumma fa schifo quest'anno, non dico che Kessin non ne ho più bisogno, non dico che Romagnoli non ne ho più bisogno. Dico del Milan in questo caso perché sono toccato da vicino. Perché se Romagnoli va alla Lazio è un ex giocatore, se Kessié va al Paris Saint-Germain non ne avevamo bisogno. Quello che toccano nel mulino rosso-nero diventa sempre oro. Diciamo che io il gioco lo capisco e ci gioco, non sputo nel piatto del Milan, spero che vincano, perché se no dopo 11 anni incomincio a dire, ma scusate, Pioli che non ha vinto da nessuna parte, magari è un eterno secondo, forse. Allora, Sarri, mi sto tirando le parole, Paolino, che ne capisce, è tutto no, del Milan. No, Anto, ma questo discorso per gli altri. L'Inter parte favorita perché ha vinto lo scudetto, la Juve non poteva partire favorita perché c'ha delle mezze pippe magari da qua, un po' qua e un po' là, e sta facendo i miracoli, altrimenti sarebbe settima, sarebbe dietro la Roma, sarebbe dietro la Lazio, e quindi sta rimettendo ordine con l'allenatore più giusto per questo progetto. Poi spero che si giochi anche meglio. Senza Allegri saremmo decimi, allora, diciamolo Ortelli, forte. Il vostro discorso, la vostra visione è chiara. Allora salutiamo Paolino, perché devi andare a dormire. Paolino, no, non devo andare a dormire, devo scrivere e ho... Va bene. Paolino, non scrivere. Rispondiamo in differita. No, parlate con il mio avvocato. In differita. Attenzione, Paolino, perché Riccardo. Grazie mille, Paolino. Un saluto. Ciao, Paolino. Grande di Roma. Saluto tutti, anche quelli che conosco un po' meno, perché mi diverto. Ciao, Antonio. Ciao, Paolino. Spero di vedersi mercoledì. Ma noi ci vediamo a Parigi, Ortelli. Io già questo non ve lo permetto. Non la gufate. Ciao ragazzi. Allora io lo dico qui: Radio Bianconera inviterà Ortelli, ospite di Radio Bianconera, a Parigi, perché noi a Parigi. Signor Paolino, mi scusi, ma il signor Riccardo ci accine gift a 6 addirittura, non 5. 5 più 1, 6. Arrivo. E arrivo. Poi vado a cena a Corfaina e faccio mettere la sua carta di credito nel vasetto. E allora magni. No. Allora magni. Ciao Paolino, buonanotte. Ciao Paolino. Asso, cosa gli vogliamo dire a Riccardo?